Oggi vedremo come usare Camtasia Studio 8 per eliminare l'audio non da tutto un video, che è cosa abbastanza semplice, ma eliminarlo solo da una particolare porzione di un video. Questo può servire per una specie di montaggio audio, magari togliere una voce di una persona per metterci quella di un'altra, magari per fare dei montaggi, oppure anche per depurare un video magari che abbiamo ripreso con il cellulare, in cui vogliamo togliere dei rumori esterni. Naturalmente adesso vedremo come togliere tutto l'audio e come eventualmente sostituirlo con un altro. Si parte naturalmente da importare il video che ci interessa. Vediamo un po' se ne trovo uno. Dunque, dopo averlo importato, bisognerà trascinarlo in quella che si chiama la timeline, vale a dire nella track 1, questa qua giù. Qui si può lasciare la risoluzione che si vuole. Questo è il video di cui vogliamo togliere una porzione di audio. Se si fa andare il video, questo è il cursore della timeline, si sentirà che c'è l'audio, perché l'audio non sono altro che questo spettro in basso. In questo breve video tutorial vedremo come abilitare la... Dunque, allora diciamo che noi vogliamo, per semplicità, vogliamo eliminare l'audio in questa porzione, diciamo una decina di secondi a partire da questo punto. Allora, selezioniamo la porzione di video a cui eliminare l'audio. Lo facciamo con questi cursori. Ecco, questa è la porzione dell'audio a cui vogliamo togliere, del video a cui vogliamo togliere l'audio. Andiamo qui su audio. Vedete, si visualizzerà in basso questa linea che determina l'intensità dell'audio. Possiamo per esempio abbassare, e adesso si abbasserà in tutto il video, vedete? Può anche alzare l'audio, abbassare. Se noi andiamo qua però, si visualizzeranno questi due estremi, che sono gli estremi dell'area selezionata. Abbassando questo segmento, si eliminerà l'audio da questa zona. Ecco qua. L'audio è stato eliminato. Si può verificare, mettendo il cursore qua, si parte la riproduzione e non sentirete più la voce che avete sentito prima. Vedete? Non c'è niente. E la voce rinizierà non appena finita quella porzione a cui abbiamo tolto l'audio. Prossimo video vedremo magari come fa. Ecco. E questo è il primo passo che abbiamo fatto. Adesso facciamo il secondo passo. Il secondo passo, rimettiamo i cursori qua, sarà quello di aggiungere un nuovo audio a quello che abbiamo eliminato. Quindi si va sempre su Import Media, si prende un audio qualsiasi, naturalmente lo dovremmo aver preparato precedentemente, e si trascina qui sul più, che creerà un'altra pista, un'altra track, e lo posizioniamo più o meno nel punto in cui abbiamo tolto l'audio. Ecco, questo qua, se fosse un po' debordante, si può naturalmente togliere una parte, questa qua per esempio, sempre con il cursore si va così, si clicca con il destro del mouse su questa zona e si può tagliare, cioè su cut, e si eliminerà. Vedete? Si può fare anche diversamente, invece di eliminare si può andare sempre su audio
e togliere così. Noi adesso riproduciamo il video. Dunque, l'audio che avevo aggiunto è questo. Quando noi riproduceremo il video, da questo punto in poi si sentirà appunto proprio quell'audio. E che poi riprenderà la sua... Il prossimo video vedremo magari come farlo anche su... l'audio originale. E questo diciamo che è tutto. Credo di essere stato sufficientemente chiaro. Alla prossima. Mi ero dimenticato di dire come si fa a salvare il lavoro svolto. Si va qui su Produce and Share. Si apre questa finestra di configurazione. Potremmo scegliere per esempio Custom Production Setting, avanti, qui si seleziona il tipo di formato di uscita, per esempio MP4 oppure WMV, eccetera, eccetera, AVI, si va ancora su avanti, in questo caso con MP4 si può togliere il player, si va su avanti, ancora su avanti, qui si mette il titolo, titolo dell'uscita, quindi si va su fine e questo è tutto.